l'idea del Victoria Park nasce dalla volontà di poter replicare le condizioni di utilizzo ed avere un ambiente di test diciamo pienamente sotto controllo, dove possiamo replicare i test a distanza di tempo, ma non semplicemente il test di laboratorio eseguito in macchina, ma un test eseguito in condizioni di utilizzo reale, quindi dove andiamo a riprodurre tutte le superfici e diciamo le condizioni di utilizzo di una bicicletta, quindi degli pneumatici. In Victoria il mio ruolo è di product specialist, mi occupo della validazione dei test dei prodotti prima che vengano messi sul mercato, e non meno importante anche le relazioni con le squadre, con i tester, anche con i corridori professionisti, chi utilizza il nostro prodotto diciamo a livelli più alti e più prestanti possibili per permettere il miglioramento e lo sviluppo di prodotti all'altezza sempre delle migliori aspettative. L'idea degli 8 circuiti nascono proprio dal voler replicare tutte le possibili condizioni di utilizzo di ogni tipologia di bicicletta, dalla bici da strada, per cui troviamo due condizioni di asfalto differenti, l'asfalto liscio, l'asfalto ruvido, le condizioni di gara più famose come il pavé della Parigi-Roubaix, il pavé delle Fiandre, le strade bianche, e nello stesso modo abbiamo replicato tutte le condizioni di utilizzo nel mondo mountain bike, gravel, fino ad avere una pump track ed anche un airbag per prendere confidenza con i salti, perché no, anche questo è ciclismo. Con Carba, soprattutto con Mauro Carminati, abbiamo collaborato per la realizzazione innanzitutto dei dislivelli, perché ci troviamo in una località dove dislivelli non ce ne sono naturalmente, quindi abbiamo ricreato colline, depressioni, salite, discese a nostra volontà. E con Mauro abbiamo avuto un'esperienza diciamo conoscitiva, abbiamo fatto un sopralluogo dettagliato dei pavé francesi per quanto riguarda il percorso della Parigi-Roubaix, famosissima, e del Belgio, per poter conoscere, studiare e quindi replicare in maniera più fedele possibile il pavé della Parigi-Roubaix e il pavé del Giro delle Fiandre. È stata sicuramente una piacevolissima sorpresa partire per un sopralluogo dei fondi stradali e ritrovarci ad essere due grandi appassionati di ciclismo a ripercorrere il percorso della Parigi-Roubaix dalla foresta dell'Arenberg al Carrefour de l'Arbre, attraverso tutti i settori di pavé, dove grazie a Mauro ho conosciuto quali sono i segreti della posa, la differenza dei materiali, come la posa e il fondo stradale possono cambiare durante il tempo a seconda delle condizioni meteorologiche o anche solamente del terreno. E dopo un sopralluogo di 2 giorni abbiamo praticamente sviscerato ogni segreto della posa del pavé, tanto francese quanto belga, anche col supporto di colleghi, di esperti locali, e quindi potremo replicare in maniera fedele entrambe le condizioni nel Victoria Park.